Opere pubbliche per 5 milioni e 400 mila euro è una cifra cospicua che verrà impiegata dal Comune di Figline Incisa in varie direzioni, sia per interventi di ordinaria, per così dire, amministrazione che per realizzazione di opere importanti. Sono 5 milioni e 4 di lavori che possiamo mettere in campo rapidamente grazie a quelli che sono i finanziamenti straordinari che riceviamo per la fusione. Se noi non avessimo fatto la fusione tra Figline e Incisa, sicuramente noi non potremmo garantire questo livello continuo di progettazione e esecuzione di lavori. Avere cura del nostro territorio, garantire qualità della vita, garantire sicurezza, garantire degli spazi pubblici belli e fruibili. Lo facciamo cercando di fare manutenzioni straordinarie, quindi ci sono 120 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade bitumate sia a Figline Incisa che a Matassino, sia in centro che in campagna. Lo facciamo attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche, anche su questo progetto ci sono 120 mila euro. Lo facciamo garantendo la sicurezza nelle scuole ai nostri ragazzi. Stiamo facendo un ampio lavoro sulla messa in sicurezza sismica e sull'adeguamento sismico dei nostri plessi. Abbiamo fatto uno studio su tutte le strutture. La prima dalla quale partiamo è la scuola Petrarca di Incisa, che vede già in corso un intervento da 80 mila euro. A giugno partirà il secondo intervento per un totale di circa 500 mila. Non dimentichiamo la sicurezza idraulica. Abbiamo parlato tante volte del grande progetto che con finanziamenti nostri e della regione stiamo portando avanti sul torrente Ponte Rosso. Partiranno a brevissimo, entro poche settimane, i lavori sul primo stralcio, che prevede una manutenzione straordinaria nel tratto tra via Copernico e il cantiere comunale, e contemporaneamente sta per andare a gara la progettazione del secondo lotto che va dal cantiere fino al centro vecchio dello Stecco. Un altro lavoro fondamentale che dà il senso dove vogliamo andare è quello sulla ciclopista dell'Arno. Per noi la ciclopista significa sostenere un concetto diverso di mobilità, significa dare maggiore fruibilità al nostro territorio e renderlo anche più attrattivo. E interessa il tratto che va dalla confluenza con il torrente Cesto, quindi dal collegamento con San Giovanni, fino ad arrivare a Incisa. Il tratto più grande di intervento sarà quello su via Brodolini, dove vedremo una nuova pista ciclabile, una pista ciclabile vera e propria, diversa da quella che c'è adesso. Sempre sulle ciclopiste abbiamo anche in progetto un'altra ciclopista, sempre nel 2017, per la quale abbiamo chiesto anche un finanziamento regionale, che è un lavoro da 350 mila euro di collegamento tra Matassino e Figline. In ultimo, due opere importanti per il Comune: il completamento della variantina alla Regionale 69, su cui si sono chiuse tutte le pratiche legali relative alla transazione con il proprietario dei terreni, e la ripartenza dei lavori al centro polifunzionale Lambruschini, per i quali proprio ieri si è tenuta l'apertura delle offerte economiche delle ditte candidate ad eseguire la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori.